dovremmo esserci con Mario. Vediamo. Mario, ci sei? Hello. Hello. Can you hear Buongiorno. Me? Oh, how are you? Come siamo combinati? Tengo e a casa, ma va che amo. Bravo. Senti, bravo. Dove ti abbiamo beccato, a casa, Mario? A casa. Sei a casa? Sono a casa. E beh, si vede perché c'è una foto molto bella alle tue spalle che devo dire mi ha fatto venire un po' di pelle d'oca. È vero. Un po' di pelle d'oca, che meraviglia. Senti, Mario, ecco, come stai? Sì. Sto bene, tutto a posto. No, pensavo già, mi stavo dando tutte le colpe del mondo, invece non è colpa mia stavolta, dai, va bene. L'importante è che ci sentiamo, sono assolutamente contento. No, Mario, noi siamo alla prima puntata, quindi sai, le prime puntate quando poi parti, quasi anciasatta, come si dice dalle nostre parti, ci sta. Quindi sei diventato anche, come dire, Dimmi. Come si chiamava il tecnico questo Matteo, qui che state licenziando? Matteo. Peccato, una puntata sola fagiste, una puntata sola, abbiamo tolto subito. Senti, a proposito, qui la puntata ha preso una piega differente, certo. Perché a un certo punto è arrivata la notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro. Insomma, sei collegato in diretta, vuoi darci una tua sensazione a caso, certo, su questo arresto dopo 30 anni? Anche tu sei un siciliano come noi, sei un italiano, quindi immagino che avrai preso la notizia anche bene, no? Ovviamente questo nome mi evoca molto schifo, perché sappiamo bene di chi stiamo parlando, sappiamo bene che cosa ha fatto questo signore. E sappiamo bene che insomma non esisteranno mai punizioni adeguate per chi si comporta in una certa maniera. Diciamo che la sua vita già è stata una sorta di punizione, perché doversi nascondere e non vivere fondamentalmente sotto falso nome, dover scappare sempre, insomma, che vita è? Sicuramente ha fatto una vita schifosa. In più, voglio dire, lui è artefice della morte anche di un bambino, certo, insomma, certo. In maniere che gli uomini d'onore non avrebbero mai potuto concepire. È vero. Se di uomini d'onore si poteva parlare in tempi lontani. Sì, diciamo che ecco, se vogliamo trovare in qualche modo un lato positivo, ammesso che ce ne fossero, almeno una volta queste cose non succedevano, bambini, donne non toccate. Non venivano toccate. E invece questi signori moderni, diciamo, la mafia moderna, che finalmente pare abbia visto, diciamo, un cerchio chiuso, no? Sì. 16 di gennaio di 30 anni fa veniva arrestato Totorina. 16 gennaio, esatto. 30 anni dopo. Ci sono ancora alcuni latitanti eccellenti, però insomma stiamo accanto alle forze dell'ordine affinché, e anche alla magistratura che ha fatto un lavoro straordinario, in questo caso la Procura di Palermo, e affinché questa terra dove tu torni praticamente sempre, perché sei qui a Catania, si liberi finalmente, no, da questo bubbone che ha notato morti e devastazioni, è una terra... ma anche ritardi nello sviluppo. Cioè, perché è una terra della quale io vado sempre, grande, certo, orgogliosamente orgoglioso in giro per il mondo. E quando, anche solo per scherzare, qualcuno mi guarda e mi dice Sicilia mafia, devo dire che mi girano parecchio gli zebede, perché se la mafia è appunto stata rappresentata da queste persone che erano dei troglodita violenti, ignoranti, io non mi sento assolutamente rappresentato dalla mafia in Sicilia. Certo, ma assolutamente. Una cosa che mi dispiace è che ho dei ricordi bellissimi di uno che passeggiando per il suo quartiere diceva Sabenerica, baciamo le mani, parole che poi sono state trasposte e legate a un certo tipo di linguaggio che a me dispiace, perché non aveva niente a che vedere con mio nonno. Perché era un modo rispettoso di salutare, certo. Però ormai oggi appunto viene associato a un modo di parlare che era quello purtroppo di queste persone mafiose. Ma parliamo invece della Sicilia bella. Siamo contenti che tu di questa cattura, però Tu rappresenti la Sicilia bella in tutto il mondo. Per noi, quando un siciliano come Mario Biondi va a girare il mondo, è famosissimo, amatissimo, fa concerti in posti pazzeschi. Ha cantato con gente allucinante. Questo signore ha cantato con Al Jarreau, ha cantato con Bart Bacharach, ha cantato con personaggi strepitosi che credo fossero anche i suoi capisaldi della musica, o no? Erano suoi idoli. Assolutamente. E come è stato? Sì, sono stato molto fortunato. Gli Earth, Wind & Fire, Chaka Khan, mamma mia, tanti
tanti artisti incredibili che io ho seguito da bambino, che sono stati sicuramente dei miei idoli. Il mio mito, Al Jarreau, è stato il mio mito per tutta la mia adolescenza, tutta la mia infanzia. E come l'hai presa? È stato bellissimo. Come l'hai presa quando hai saputo che dovevi esibirti con lui? Io lo so. Ma, guarda, per me è stata una roba incredibile, è stata una meraviglia, un'emozione infinita. Ma ti devo dire che l'emozione più bella e più grande è stata con lui in studio di registrazione, e trovare un uomo di un'umanità, di una bellezza incredibile. Un uomo che dal di là del vetro in studio di registrazione mi guardava e mi diceva: "Is that okay for you, man? Va bene per ti te?" Ti chiedeva se andava bene per te, certo. "Posto? Vuoi che ricanti questa parte? Preferisci la canti in un'altra maniera?" E io lo guardavo e facevo: che cosa devo dirti? Che cosa posso dire io? Io sono cresciuto oltre che sotto gli attributi dell'Ioccio, anche sotto gli attributi tuoi, quindi devo fare? Certo. Senti, adesso invece che fai? Ho visto che stai girando, insomma, spesso e volentieri, tu con la tua pagina su Facebook, vedo che sei in giro per il mondo e ma non ti fermi mai. C'è qualcosa in programma che possiamo sapere? C'è qualcosa che puoi dirci del futuro prossimo? Beh, volentieri condivido con voi delle idee ancora, perché sono tutte in opera in questo momento, quindi posso specificare troppe cose, perché insomma vi darei magari delle informazioni sfalsate. In questo momento sto lavorando a un progetto di un disco nuovo, sto lavorando a una tournée nuova molto molto audace, devo dire, piuttosto audace. Puoi anticipare qualcosa? Ma devo dire che secondo me, ecco, questa è una di quelle cose che rispecchia proprio il catanese o comunque il siciliano in generale. Cioè, dove molti vedono impedimenti, noi vediamo giovamenti. Dove c'è impossibilità, noi riusciamo anche a creare delle condizioni tali per fare qualcosa di veramente unico. Però se strano, tu ne dici restare nera, se tu ne fai è chiaro, vabbè. Però diciamo che non posso condividere troppo, dico che stando insieme ai miei musicisti una tournée molto audace. Molto audace, e saremo comunque saremo spacchiosa. Che abbiamo specificato sempre che vuol dire che spacchiosa non è parola, ma è l'italiano di spocchioso, che però per noi catanesi significa anche darsi arie e provare a fare audaci, appunto, come diceva Mario. Mario, hai in programma di venire a Catania prossimamente? Sì, perché sai che io ho anche una spia, no? Che il nostro amico Giuseppe Nobile dà informazioni quando io non riesco magari a sentirti. Anzi, salutiamo Giuseppe, che si seguendo in questo caso da Marzamemi e poi dopo tornerà al suo Da Cochi a Firenze. Quindi un bacio a Giuseppe. Senti, tornerai presto? In teoria vorrei tornare giù prima del mio compleanno, che sarà il 28 di gennaio. Esatto. Però non, insomma, qua impegni, famiglia, vediamo un po'. Sicuramente sarò giù per i primi di febbraio, giusto Salvo? Sì, saremo insieme, non so se lo possiamo ancora dire, lo diremo dopo. Diciamo. C'è tutto un mistero qua. C'è un desaccio, c'è una frase catanese famosa, ovvero mezza parola. Già con mezza parola. Comunque, sono cose belle, molto belle. Saremo coinvolti in una bella cosa importante io e Mario. Poi te la dico fuori diretta. Quando avremo l'ufficialità la diremo, ovviamente. Senti, per salutare Mario, intanto ringraziandolo ovviamente per essere stato il nostro patrozzo, lo voglio chiamare patrozzo e non padrino, perché il patrozzo è più bello, per essere stato il nostro patrozzo, noi chiudiamo con un contributo che viene fuori da un programma che tu conosci. Io e Mario siamo molto amici, veramente legati da un'amicizia. Risale ai tempi in cui Mario faceva il piano bar al Tuvà e io facevo il giovanissimo cronista che andava in giro per Taormina a fare servizi di moda,
moda, insomma, tanti capelli. Di tanti capelli fa. I miei sono rimasti, i tuoi sono caduti, però va bene così. Siamo rimasti buoni amici, poi abbiamo fatto anche un festival della canzone siciliana insieme, lui era tra i giovani, papà invece era uno dei big più importanti, straordinari, e da lì siamo rimasti sempre amici. E quando tutte le volte che l'ho chiamato per una cosa bella, per una cosa di beneficenza, per una cosa di solidarietà o altro, lui si è sempre detto disponibile, quindi è stato con noi al GDS Show a Taormina. Ed è un onore antico per me sempre. Esatto, nel 2019, ed è stato con noi anche al GDS Show Natale, proprio il 14 di dicembre, poi è stato messo in onda a Natale. Quindi, se ti ricordi, al Teatro Antico di Taormina, tu col maestro Greco, che non era il titolare, il proprietario del Teatro Greco, il Massimo Greco, che salutiamo, bellissimo, hai fatto tante cose, tra queste anche Love is a Temple, che è una delle tue canzoni più belle. Allora, noi ti salutiamo, ti ringraziamo. Grazie. E rivediamo. Grazie Salvo, grazie Giuseppe, è sempre un piacere vedervi. Ciao amico mio. In bocca al lupo per questa esperienza. E grazie. E salutatemi Matteo. Certo. Sì, sì. Ciao, ciao. Il nostro Matteo che è di là, però ce l'ha fatta, ha risolto il problema. Ciao amico mio. Ciao. Love is a temple. Le cose che dobbiamo portarti, le coperte, i guanti, i cappelli. I've set my mind on you. The more they say you're not real, the more I believe I feel. I gotta reach out to you. I hold you someday somehow. But when my love dreams come true, oh Lord, no matter how and what it takes to be there, no fear that can be won by love if you believe it. Love is a temple, don't take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Try to break all the rules and all that to haunt you soon. But it's time I'm close to you. Slip away from me and never lose a chance to get here. When it comes, you better make this train on time, here and now. Oh, love is a temple, don't take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Sono caduti i capelli, ma è rimasto biondi però.